Allora, oggi a Polignano facciamo operazione spiagge fondali puliti. Questo è il 20° anno che in Italia si fa questa operazione. Quest'anno ci sono più di 250 manifestazioni che in tutte le coste italiane, gruppi di volontari stanno ripulendo, sensibilizzando la gente a non sporcare le nostre coste e il nostro mare. Sempre all'inizio dell'estate si fa questa campagna per la sensibilizzazione. Anche oggi noi qui a Polignano, come sempre, quest'anno a San Vito ci sono delle squadre di ragazzi, di volontari che stanno ripulendo la costa. A Polignano si dovrebbe fare il centro di recupero e cura di tartarughe marine. Abbiamo come Legambiente due altri centri a Manfredonia, all'oasi di Lago Salso, e l'altro giù a Gallipoli, alla masseria Rauccio. Sono due centri che funzionano benissimo per il recupero e cura delle tartarughe. E questi giorni è stata liberata una tartaruga verde ammattinata che è stata recuperata nel golfo di Manfredonia e curata dal nostro centro. E l'altro giorno è stata liberata insieme ai volontari di Legambiente. A posto, centro. No, il petto, attenzione. Andare nella zona di dopo lo scoglio di Eremita. Ci sono delle calette che praticamente sono immerse nella sporcizia e sono Ci sono boe abbandonate, di tutto, copertoni portati dalle lame quando piove, perché sono proprio smocchi di lame piccoline e stanno piene di plastica. Anche perché il compito nostro non è fare gli operatori ecologici, il nostro compito è quello di sensibilizzare la gente, non dico a venire a raccogliere, almeno non sporcare, Anche se gente ce n'è anche poca se oggi. gente ce n'è poca oggi, ma la troveremo sicuramente a spiaggiare nei giorni a venire a prendere il sole, lo troveranno ben pulito, almeno speriamo che non sporchino. Io non tengo già, sono anche a pressione. Questo è degradabile? È un bel filegno, non dovrebbe fare niente, come? Perché fa bene. E invece da chi mi sotto la vaga. No, da aggiustare, anche la persona che la vede.